Ergastolo per Ciro Guarente, l'assassino di Vincenzo Ruggiero, l'attivista gay, ucciso e fatto a pezzi dall'ex militare della Marina per gelosia della sua compagna, la bella trans Even Grimaldi, che aveva ospitato la vittima nella sua casa di Aversa. Fu solo lui a premere quel grilletto, puntando la pistola su Vincenzo nell'appartamento di Even. Poi prese quel corpo, lo avvolse in un tappeto e venne sepolto in un garage di Ponticelli, dopo averlo fatto a pezzi, smembrato. Successo in una notte del luglio del 2017. Ci sono voluti 14 mesi e 19 giorni per ottenere giustizia, dicono i genitori di Vincenzo. In corte d'assise a Napoli, invece, c'è un altro filone del processo che vede imputato Francesco De Turris, pregiudicato di Ponticelli, che avrebbe procurato l'arma del delitto a Ciro Guarente. L'ex militare uccise accecato dalla gelosia che nutriva per Even, la trans che aveva ospitato Vincenzo dopo che quest'ultimo aveva scelto di andare via dalla casa di famiglia di Parete. Fu lui, Ciro, ad avvolgere il cadavere in un tappeto e poi a nasconderlo in dei sacchi della spazzatura, caricarlo nel bagagliaio dell'auto e a trasportarlo il giorno seguente nel garage delle palazzine di Napoli Ponticelli, dove costruì minuziosamente la tomba con calce, spatola da muratore. Resta il mistero del pezzo di cranio sparito del povero 25enne. Forse Guarente sparò al volto di Vincenzo per renderlo irriconoscibile. Semplici ipotesi. Ieri l'assassino intanto ha chiesto scusa in tribunale. Le scuse le accetteremo solo quando Ciro Guarente collaborerà con la giustizia, fa sapere la madre della vittima, Maria Esposito. Vogliamo sentire i nomi dei complici, di coloro che hanno aiutato Guarente dopo l'omicidio, quando il corpo di Vincenzo è stato deturpato in ogni modo. Solo allora capiremo che il pentimento è reale. Oggi la madre di Vincenzo, Maria, si recherà al cimitero per piangere il figlio, come fa quasi ogni mattina, con la speranza che la verità venga a galla.